4.0. Al buio. Eccoci. Mi mancavano queste presentazioni. Mi mancavano. Siamo online. Il logo era diventato qualcos'altro o... Tira fuori i buoni smartphone. Cambia app. Movimento visuale. Seeking a connection with others is a sign of weakness. It's running away. The strongest animals don't form groups. They act alone and need only themselves to survive. Those who betray themselves to fit into a group are pathetic. There's no beauty in living like that. I want to be strong on my own, without a group. If there were only someone who would understand that to adult me. È una lettera a se stessa. Un'adulta che non è mai arrivata. No, il primo Death Stranding non è un capolavoro, no. Ah sì? Te l'ha detto? Vi alzo un po' il volume. Paura, Madonna. Okay. Ho il viso tagliato. Oh. Mi ingrandisco un po'. Perché mi sono piegato tantissimo. Perché... mi sono piegato tantissimo. Sono... qui, ok. Mi tiro... facciamo così, vieni. Non voglio occupare troppo dello schermo, non sono io il protagonista. Eccoci qua. Perfetto. Ah, non essere intollerante, Mike, forza. Non pensare a PT, va? Bello il fuori fuoco intorno all'alone di luce.
Posso dire che io non avrei aperto la porta con questa veemenza, mi sarei tenuto un po' più delicato, specialmente non sapendo come sono arrivato qui. La polvere. Siamo in settima gen. Per ora non posso fare nulla che non sia camminare. Va bene. Utile. Ah! Welcome to the city of You Suck. Thief. Lep. No hope. Sembra. È in Germania? This model. Is it this building? Può essere. Semper Fi. Belli riflessi sul cellulare. Tra l'altro, non credo sia ray tracing, no. No, 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 no. Il progetto di ricostruzione di Kettenstadt, una panoramica. È una cittadina che vanta un lungo e fiorente passato di roccaforte di confine. Nel corso degli ultimi anni, molti ventenni hanno abbandonato la città in massa, destando non poche preoccupazioni. L'obiettivo di questo progetto su larga scala è ricostruire Kettenstadt affinché torni alla gloria di un tempo. Ciò sarà reso possibile dal contributo di alcune società di investimento cinesi. Il tema è quello della rivitalizzazione. Le proprietà create dalle multinazionali giapponesi del 2008, ormai abbandonate, sono da tempo un problema. Grazie alla loro riqualificazione è possibile ridurre notevolmente i costi e realizzare al meglio la nostra visione di una nuova Kettenstadt. Ok. Grazie, Necreeper, Andrea, Benny, Rikimaru, Dumb Eternal, Tommy. Wow. So this place didn't always suck. Our parents dreamed of this? 4, 2, 6, 7, 3. Dom 5, 6, 4, 2, 1, 3. Ok. I progetti di ricostruzione hanno subito l'ennesima grave battuta d'arresto a causa della pandemia di Covid-19. Pensa un po', che ha ridimensionato l'interesse da parte degli investitori esteri. Hanno voluto mettere proprio nel mondo. I precedenti progetti di rilancio della città non si materializzarono a causa dell'instabilità monetaria susseguente alla crisi economica mondiale del 2008. Fu questo il motivo principale che portò a riconsiderare il coinvolgimento di multinazionali giapponesi e istituti di credito. Due tentativi di ricostruzione e due fallimenti dovuti alle circostanze esterne. La ripresa di Kettenstadt continua a essere una strada in salita, come in salita è la disoccupazione. Il Consiglio cittadino sta vagliando le opzioni di rivitalizzazione dell'economia locale grazie a degli esperti giunti sul posto. Tuttavia, non sono ancora state introdotte misure efficienti. Everyone's losing their futures. That's all adults are. A slave to the system. Sì, va bene, bimba. Sbaglio, era obbligatorio leggere il codex. Leggere i. Ok. Where are you, Maya? Ma dove sei tu? Si riaprono?
Questa cosa fa più ridere che paura, ma va bene. Incompetent. Sono molto curioso della discussione free to play. Come mai è stato reso gratuito? Che cos'è? Quanto dura? Oh, great. It's locked. Beh, che ti aspettavi? Bello. Proprio la tipica cosa che vorresti comprare o mettere come surrogato di figlio. Molto bello. Tu non ti muovere, per l'amor di Dio, di tutto ciò che è sacro, non ti muovere. I'm trapped. I've always been trapped. Nessuno mi capisce davvero. Settembre 2021. Avviso di incontro provvisorio. Alla cortese attenzione dei residenti del complesso Villa. Abbiamo ricevuto numerosi quesiti riguardanti la gestione di questo edificio in seguito alle recenti notizie. Vorremmo quindi organizzare un incontro per spiegare le nostre politiche in modo più formale. Ci auguriamo che possiate partecipare numerosi. Per venire a vandalizzare sto posto comunque devi veramente avere una gran voglia, eh. Per ora almeno è inchiostro. Molto inchiostro. Grazie, Zalkare. Va bene, sono porte molto efficienti. Maya? No, sono le stesse bambole tremende, tra l'altro con lo stesso asset girato nello stesso modo. Facciamo così, va, facciamo un controllino. It won't open. Per una volta che ho lasciato un percorso. Did Maya do this? CB. Cherry blossom. That's Maya's signature. She's amazing. The city's a blank canvas, begging for us to paint it with our hopes and dreams. Impulses, their urges. What are you hiding inside? Don't worry about what people think. Be proud. Sembra quasi reale. Quello era reale. How could I ever be proud of myself? Quello era reale. Sul famoso discorso fake versus real, quello era reale, non era CGI.
a un grafitaro bastano una bomboletta di vernice e una parete vuota. A Kettenstadt le pareti di un famoso edificio si sono trasformate nelle tele di numerosi artisti di graffiti. Lei sicuramente non era CGI. Forse il background poteva essere compositato, ma dovrei rivedere. Stavo concentrato sulla recitazione perché mi aspettavo qualche colpo di scena, tipo click, eccetera. Ed è qui che troviamo le opere di Sibby, una vera star dei social media. Quindi in galera, fondamentalmente. La firma dell'artista è un tributo alla sua passione per i fiori. Significa infatti Cherry Blossom, fiori di ciliegia. L'arte di Cherry Blossom ha conquistato il cuore della gioventù locale e abbiamo cercato di contattarla per un commento. Ecco la sua dichiarazione, che ci ha lasciato mantenendo lo sguardo fisso su un nuovo disegno. Non faccio altro che mostrare ciò che queste ragazze provano dentro ma non riescono a esprimere. Chi prova empatia con le ragazze del disegno probabilmente sta vivendo la stessa esperienza. Cherry Blossom ha inoltre precisato che i fiori che dipinge sulle ragazze scaturiscono dalle loro cicatrici. I fiori rappresentano i traumi del passato superati dalle ragazze, o perlomeno il desiderio di lasciarsene le spalle. Everyone can see how talented she is. I couldn't be more different. Quindi fondamentalmente questi rami e fiori sono le cicatrici che si sono fatte loro con l'automutilazione, diciamo. Chiaro. Sì, autolesionismo. Ragazzi, sono all'ottava ora di live. Siate più dolci. E questa non è più vernice, però. Non ti fai qualche domanda? Perché io me la farei qualche domanda. Who's there? Vai tranquilla. Sono in un edificio oscuro, intrappolata nel buio, cagata sotto e senza uscita. Ci sono rumori inquietanti, le porte si aprono da sole, pupazzi perdono sangue e le pareti cambiano colore da sole. Forse avrei scritto qualcosa del genere, ma va bene così. Tutto ok, com'è andata? Niente. Va bene. That's a relief. Ma... That's a relief. Va bene. Ma that's a relief. Ma sì. Ok, quel graffito c'era già prima. Quindi almeno per ora non abbiamo un cambiamento. Ufficio di Square Enix dopo che è passato Nomura. She never said anything nice.
Abuso e abbandoni di minore. Secondo una recente indagine statistica, il tasso di abusi sui minori a Kettenstadt relativo all'anno scorso era il doppio rispetto alla media di altre nazioni sviluppate. Si pensa che la causa siano il recente dissesto economico e la risultante povertà. Merda. My mom loved me. Gli stessi fiori che erano nel freezer. Semper Fi. Grazie Squareless. Tostapane, grazie. Fantastico, grazie delle parole. Sempre il meglio. Antidepressants. I've taken enough medication. Medicazioni antidepressive così giovane. Vedo perché entrarci. Ci sono insetti schifosi. Il direttore della DARPA. Ugh. Vedo che questa ragazza ha una tolleranza maggiore di quella di un gatto, cioè. Cara protagonista, sei in un bagno con una vasca piena di acqua e sangue, non solo sangue perché è troppo poco denso, lame, e potresti forse offrire un commento? Visto che sei una protagonista non silenziosa, il patto narrativo mi dice che dovresti forse reagire a questa cosa. Fallo. Semper Fi. Mom. Come stai? Interessante.
go buy me something to drink. Attenzione. Fiori? Oh, guardate Silent Hill. Ok, 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 mi muovo, mi muovo. Quindi c'è un failure state. Ok, figo. What the hell just happened? Non lo so. Devi dirmi se devo avere paura o no, caro Silent Hill. Lei è fuggita da sola. Non avevo controllo della fuga fino a un certo punto, quindi volevi raccontarmi qualcosa? Cosa vuoi dirmi? Ok. È tornato indietro il tempo? È un loop alla PT? O devo forse effettivamente non guardarla e scappare? Oh sì, è vero gameplay. Andiamo. Bello da vedere, cavolo. Come fai a pensare di essere al sicuro? Mica la musica si è fermata per te. Molto bene. Quindi quella era Cherry Blossom. E fin qua. Protezioni contro i demoni. Continuano i suicidi di adolescenti presso un ormai noto edificio. Un condominio fatiscente di Kettenstad è diventato tristemente noto per i numerosi suicidi che ogni anno coinvolgono ragazzi e adolescenti decisi a gettarsi nel vuoto dal tetto del palazzo. Nonostante gli episodi reiterati e lo stato di abbandono del condominio dovuto alla bancarotta della società di sviluppo e gestione, l'edificio in questione rimane facilmente accessibile. La triste reputazione di quel luogo non sembra scoraggiare i ragazzi disoccupati della città, che lo scelgono come luogo di svago, o i giovani graffitari, che lo sfruttano per le loro opere. Tutto questo avviene mentre il timore per la sicurezza dei residenti della zona cresce col passare dei giorni. Please, not Maya too. She has been acting weird lately. Per ora però mi sta piacendo l'immersione dell'ambiente, mi sta piacendo graficamente ed esteticamente, ma non mi sta facendo paura. Mi ha fatto più paura all'inizio. Grazie del Raid Froze. Grazie. Benvenuti ragazzi, stiamo sperimentando. Cherry blossoms bloom within the grasp of death. No, no, è vero anche il background, ragazzi. With most flowers, the rot sets in. Then they fall. That's the price of new life. Not cherry blossoms, though. They bloom beautiful. They fall beautiful. That's how I want my life to be. Why is she not replying? Come on! I have to find her. Sì, ma non capisco perché fare il death stare vacuo mentre dice cose da immediata clinica, cioè. Ok, qui ci sono energie negative.
monster. It's gone, right? Where is the studio? È stato in grado di ucciderti. Io starei molto attento a quello che dici, visto che... La nebbia dei social media, solitudine e ansia negli adolescenti. Tutti gli adolescenti intervistati hanno affermato di provare vergogna per i selfie spinti pubblicati online. Hanno altresì affermato di aver provato ansia quando queste foto non ricevevano like. Ciò che tutti i ragazzi avevano in comune era un livello di autostima molto basso. Nel complesso, maggiore era il livello d'ansia e minore la fiducia. Più pronunciate erano le loro reazioni all'attenzione positiva. Per un individuo adulto, la sensazione di appagamento provata dopo aver ricevuto un like su una piattaforma online è difficilmente comprensibile. Per un adulto della generazione precedente. Inoltre, gli adolescenti non sono in grado di considerare positive le proprie azioni, nemmeno quando queste vengono accettate. Ciò porta rapidamente a un senso di sfiducia e a un'ulteriore ricerca di attenzione. Gli adolescenti che non hanno raggiunto la maturità psicologica rischiano di cadere nella ricerca tossica di approvazione. Ah. Aspetta, non voglio uscire. Trash, non voglio perdere esplorazione, ma vediamo un po' che c'è qua fuori. Oddio santo, tiriti, cioè... C'è un po' di tearing, ma... Molto bella l'atmosfera. Sembra un gioco di Chilla Project fatto bene. A livello grafico. Poi a livello di contenuti, chissà. Oh, the famous suicide spot. Creepy, è carinissimo, guardalo. Patatone. Oddio. Adesso ho capito perché Amelie ha detto col cavolo che torno qua. Understandable. Amelie doesn't get it. Gotcha. So you don't really like this place. I get it. People in this town see graffiti as nothing but trashy doodles. And my classmates talk about me. Davvero? Might not be a bad idea to leave town, actually. Smetteranno sicuramente di parlare di te. The great thing about graffiti is the world's your canvas. And as long as I'm with you, I can have fun anywhere. There's
There's no way out. Però spero che ci sia una way in, una buona storia, sceneggiatura. Forse anche di ansia e paura, perché non ci stai riuscendo, è un peccato. Trasmettimi qualcosa. Non mi manca l'empatia, ma non posso darla anche a cosa non lo merita. Lasciami provare empatia per queste ragazze. Fammi soffrire per loro, fammi preoccupare per loro, fammi intimorire per loro, ma non questo. Questo è proprio nulla. No, non sono d'accordo, Beren. Tu dici, credo stiano trattando un tema molto specifico che da noi non è fortunatamente troppo comune, quindi difficile da capire. No, a me sembra semplicissimo da capire al livello a cui è stato discusso qua, che è superficialissimo. Quello che serve è più anima e meno superficialità, meno banalizzazione istantanea, cioè non va oltre, cioè non c'è niente per ora, è semplicemente una sequenza di stanze sporche e di un'interpretazione pessimista e autodistruttiva della mancanza di approvazione di se stessa da parte degli altri e del suo stesso io, ma non va molto oltre, cioè ha tempo di evolversi, ma è partito bene nei primi 5 minuti e nei successivi 20 è completamente smorto per ora. Are these Maya's sketches? These aren't even finished. And they look this good. They seem happy. Ma hai appena letto? Hai appena... Oddio. Allora, questa ragazza in questa sorta di rappresentazione psichica o animica di ciò che sta vivendo in un premorte o in quello che è una sua allucinazione ha continuamente letto di come fiori di ciliegio e rami sono la rappresentazione delle ferite autoapplicate del dolore. Sembra così felice, ma porca puttana, hai i traumi che le stanno esplodendo dal cuore. Sembra così felice, ma l'hai appena letto. Non l'ho letto io, sei tu che li hai commentati quegli articoli. Non commenti quello che ti circonda, a parte il mostro, e non fai un'osservazione intelligente su quello che ti sta mostrando questa persona, ossia tendenze al dolore nel cuore, alla morte. A new life. So full of life. Porca puttana, va bene. Ah, va bene. Maya? A new life. Cioè... te l'ha detto sopra! È nello studio! Chiamala! Why won't she... Usa il telefono! You. Am I going crazy? Come ti posso prendere sul serio se non provi nemmeno a fare una telefonata? Paura.
beautiful. Who did Maya have in mind? Did you post this too? Okay. Even more followers. I lost followers again. Some new followers here. I need to upload stuff like this to get as many likes as Maya. Sexy. Loving it. Non è detto che l'abbiano fatto con quel tono. Stop with the boring photos already. No sexy stuff, no followers. Wow. Hate your followers. Ok, va già meglio. Congrats on reaching your follower goal. Sexy Pixar. Stop! Just stop! Please! Guarda un po'. Jump from the villa. Why did she have to die? Maya's dead? Wait. Maya's really dead? How could I forget that? Are you all right, Anita? Who's this? Find it. Who? Te stessa? Ai ai ai. Che sto cercando di guardarmi intorno per vedere un po' la narrazione. È molto figa sta cosina delle maschere, cioè delle scatole di carta, dei sacchetti di carta.
Sì, Maya aveva parlato di suicidio già da quel video di prima, eh? Maya died. But her art lives on. E prende più like di te. Even more followers. No one is ever going to notice me. This is where I jumped from. Bad things happen because of you! Maybe I can be like her. No. Here goes. No, no, non è mica finito. Col cazzo è finito. Ovviamente no. È la base, ragazzi, eh. Questo è un loop. Questo è un loop. Te ne vai finché non lo scopri. What the fuck? Bella la facilità con cui si è suicidata questa ragazza. Preoccupante. The room? Ok. Se qualcuno avesse dubbi che era ispirato a PT, io non li avevo, ma era evidente. Graficamente questo scorcio è una madonna. Richiama PT ancora di più, ma ok. Il fatto che PT in un quarto del tempo aveva fatto già molta più paura. Prendila però, eh. What? Who would do this? Ma
Ragazza mia, perché stai considerando questo come reale dopo ciò che hai vissuto? O comunque non preoccuparti del disegno. Non pensare al disegno come la tua massima priorità. Forse c'è un paio di cose che sono leggermente più importanti. Bella atmosfera. Qualcuno ha rosicato. Ok. Creepy. Molto creepy. Ok, ossessionata da Maya è l'unica componente narrativa che ci ha dato il gioco fino ad ora. Questo, fin qua ci siamo. Tutti gli adolescenti intervistati hanno subito gravi problemi psicologici a causa dei traumi del passato. Curiosamente, ognuno di loro ha concettualizzato questi problemi trasformandoli in storie incredibilmente fantasiose. Una ragazza ha assegnato a se stessa il ruolo di un'eroina tragica, si è convinta di essere stata in balia di una matrigna violenta e che da qualche parte ci fosse la sua vera e amorevole madre. Un'altra ragazza vedeva le proprie ferite d'infanzia come stigmate, al punto da credere che sarebbero sbocciate fino a diventare dei meravigliosi fiori di ciliegio. Queste storie racchiudono le avversità più estreme e nascono dal profondo desiderio di fuga di fronte a un dolore insopportabile e all'odio verso se stesse. Più profondo è il trauma, più fantasiosa è la storia che lo racchiude. Eccoci qua, le nostre due protagoniste. Wait, it's back on. How could somebody do this? Some people really have nothing better to do. Wait. I bet it was these guys. Okay. Uff. Questo è stato un jumpscare abbastanza smart. Poi questa protagonista è brillante come la vernice a terra, però posso andare. Guarda le freccette, questa è carina. Io mi sposto e mi sto cagando sotto, va bene. Ok, questa cosa mi ha un po' teso. Per l'amor di Dio, state fermi, grazie. Oh. No, lei sta pensando al disegno, che le frega te. Che figata questo. Molto più bello dell'albero dei ciliegi di prima. This is just like before. Per avere una risposta. Ah, adesso Amelie ha ragione comunque. You're so good to me, but you're leaving me behind. Did Maya really not say anything? Like, at all? So what'd you think of the book? The author killed themselves when they were young. Something beautiful from something tragic. It's kind of enchanting, isn't it?
I wonder what they were thinking right before they died. Anyway, dovresti pensare alla poesia finale di Bojack. You really are shy, aren't you? Actually, kinda like that though. You write in a really flowery and passionate way. I can't wait to read more. Oh, okay. Letters. Bellino sto gioco di luci. Quasi non voluto, ma... Ok, sta Germania è molto giapponese. La fede nella strega di Kettenstadt. I seguaci della strega condividono svariate pratiche con i moderni Wiccan, a esempio la preghiera per ottenere raccolte abbondanti e la venerazione di una divinità. L'elemento che contraddistingue questa fede è l'unione di tradizioni occidentali e orientali. Ah, ecco perché. Dietro alla congiunzione di queste tre tradizioni c'è una teoria alquanto fantasiosa. Negli anni 30, periodo nel quale imprenditori e operai giapponesi e tedeschi collaboravano per promuovere la crescita economica e la prosperità, ci fu uno scambio di credenze culturali. Da questo nacque la fede nelle streghe. Carino. Figa sta cosa. Wonder what those guys are talking about. Fortune telling? A lot of people are getting into that. No, è Gwen. You don't believe in that stuff? Well, I think there's something real about it. My great-grandmother was a fortune teller. I hear people here used to treat her like some sort of prophet. But they all eventually turned on my great-grandmother. Guess you can predict other people's futures. Io avrei un'altra teoria, Maya. Il rasoio di Occam non è stato gentile con te, ma forse la soluzione era un'altra. Ma va bene così. Nella cultura giapponese, il sacrificio è strettamente legato al concetto di bellezza e l'hara-kiri, un antico rituale per il suicidio, ne è un celebre esempio. L'idea alla base di questa tradizione è che il suicidio sia un modo per purificare se stessi e il mondo dalle proprie trasgressioni. Tuttavia, chi appartiene al mondo occidentale potrebbe confondere questo concetto, presumendo erroneamente che i giapponesi bramino una morte bella. Gli abitanti del moderno Giappone, tuttavia, non vedono più il suicidio in buona luce. La vita che valorizzano non è quella biologica, bensì quella sociale, in cui la morte ha il ruolo fondamentale di proteggere la vita stessa. Smart. Che bel concetto questo. Tarot cards. No point predicting my future. Uccidere la vita sociale per salvare la vita. Ok.
Ma neanche questo fosse una sorta di palazzo mentale, non c'è proprio... È tutta colpa tua, solo tua. Sei una stronza insensibile, mi hai rubato la mia unica amicizia, il mio posto in questo mondo, tutto! E non ti importa di niente, per te sono invisibile, mi fai schifo. Non hai talento, non sei speciale. Secondo te quelle macchie del cazzo sono arte? Sei sbucata dal nulla e hai rovinato tutto! Citazione di Devil May Cry, DMC. Non voglio più vederti, sei solo una testa di cazzo, mostro! Ok, nessun commento. Facoltà di medicina della Medizinische Universität der Strand. Non mi permetto. Gentile matricola, le diamo il benvenuto alla. Fondata nel 709, la MAD è una delle istituzioni più antiche e stimate d'Europa. I nostri laboratori di ricerca all'avanguardia attendono il suo arrivo. This is for the college Amelie wants to go to. Con un chalance. Too hard on myself, huh? Amelie's the only one who thinks that. Da quando mio fratello è tornato per Natale, non sono più riuscito a studiare. È carino, e mentre studio non mi disturba nemmeno, ma quando mi fissa non lo sopporto. ti voleva rompere il cazzo. Quando eravamo piccoli lo faceva per scherzare, ma la cosa mi ha traumatizzato. Oh, poverino. Ora detesto tutte le persone che mi fissano. È assurdo che le altre ragazze girino per la scuola e la città così svestite. Credo di aver finalmente trovato la mia routine di studio. I miei voti sono davvero ottimi. Anche se ultimamente mi preoccupo molto le frequenti liti dei miei. Mi preoccupano molto le frequenti liti dei miei. Oggi si sono urlati di nuovo. Ho chiesto alla mamma il motivo, ma non me l'ha detto. Ci siamo. Domani è il giorno del test. Mamma mi ha detto di essere orgogliosa perché ho lavorato tanto, quindi sono felicissima. Non è la mia vera mamma, ma so che mi vuole bene e gliene voglio anch'io. Domani supererò alla grande il test per te e per papà. Poverina, cazzo. Situazione di merda. Che male. Bellissimo. Finalmente mi sono concentrata al massimo, quindi credo proprio che farò una sessione di studio notturno. Non è il massimo per la mia pelle, ma non mi importa. Voglio entrare nell'università della città. Mamma e papà hanno fatto il tifo per me. Voglio renderli fieri entrando nella prima università che ho scelto. Ora si studia fino a domani mattina. Oggi papà parlava del vecchio progetto di ricostruzione della città. Volevano usare un sacco di fondi cinesi per rendere la città più bella, ma è stato annullato tutto per via del Covid. Ovvio, l'idea era senz'altro carina, ma anche se la cosa fosse andata in porto, non avrebbe avuto grandi speranze. Non in questo posto. È da quando sono piccola che non ha nulla di speciale. Non c'è un cavolo da fare, i palazzi sono vecchi, è un postaccio! Il mio futuro non è qui ma in città, dove mi aspetta la vita universitaria. Tutto dipende dall'esame di ammissione dell'anno prossimo. Devo andarmene prima che torni mio fratello. Ok. Stay home alone. Perché è tutto così banale però? Perché? La faccia di Silent Hill, per Dio. Oggi per posta è arrivato del materiale dalla prima università che ho scelto. Sarò una loro studentessa. Sono tanto, tanto, tanto felice.
Non riesco ancora a crederci. Mamma, papà, studierò tantissimo e sarò la miglior figlia del mondo. Mamma e papà stanno urlando. Li sento parlare di bancarotta. Ma non doveva risolversi tutto anche senza quel progetto di ricostruzione? Significa che sono rimasti senza soldi, vero? E che non potrò andare all'università? Tutto il mio impegno non è servito a niente. Non voglio. Non andartene, mamma. Non voglio rimanere qui. Non voglio rimanere sola con mio fratello. Mamma se n'è appena andata. Mi ha detto di togliermi di mezzo. Voglio scomparire. Ma dove posso andare? Merda, questo... Emily hated the way her brother looked at her. I bet she wants to leave to get away from all that. Vabbè, te sei una cogliona. Giovane studentessa trovata morta, ipotesi di suicidio. Erano le 10 del mattino di ieri quando un residente ha denunciato la caduta di una studentessa. Una liceale di 18 anni, dal tetto di un condominio di Kettenstadt. Nonostante il trasferimento immediato in ospedale, due ore dopo è stato dichiarato il decesso. Secondo il personale della scuola, la ragazza era disperata in quanto impossibilitata a frequentare l'università a causa di problemi familiari. Non sono stati rinvenuti biglietti o diari personali, ma gli inquirenti sospettano che si tratti di suicidio. Questa è una storia... Vabbè, ok, noi abbiamo una protagonista che merita sberle dalla mattina alla sera, però questa storia è drammatica. E probabilmente Amelie stessa. Io so, prendo in giro la protagonista, ma anche la nostra cara, non solo Maya, ma Amelie stessa, sono piuttosto già andate. Non capisco però... Il motivo del loop, nel senso, lei non ha imparato niente, cioè si è suicidata, si è risvegliata come nulla fosse, cioè è proprio una roba abbastanza patetica, superficiale. Però c'è lavoro dietro, eh? Questa è una cosa molto figa. Tra l'altro, secondo me è un'ottima rappresentazione. Ecco, avrei preferito evitare questo. Ma stavo dicendo, prima di questa altra clichéiata un po' troppo forte, è un'ottima rappresentazione dell'alienazione, della solitudine che provi anche in contesti sociali. Allora, era stata presa di mira in maniera estremamente violenta sta ragazza. Veramente troppo, troppo aggressivi. Pezzi di fango proprio. Quindi, ma c'è per caso una... C'è un collega... Allora, considerate che potrebbe esserci alla fine... Allora, vi spiego dove voglio arrivare. Io... Trovo l'esecuzione fino ad ora pessima, pessima. Però potrebbe esserci almeno in un finale, che a questo punto credo sia molto lontano e non potremo raggiungere, io credo che potrebbe esserci alla fine un bel riscatto per l'opera, almeno un pochino, che rimane secondo me per ora molto mediocre, se non peggio. Però se lei viene chiamata anche strega, si potrebbe ricollegare al culto
nato da quelle influenze orientali. Quindi potrebbe esserci un bel loop anche di informazioni che diventa non tanto un ciclo continuo, ma una spirale verso il basso che raggiunge una verità più figa, molto più figa. Quindi attenzione, attenzione. Non pregiudichiamo, ma giudichiamo mentre andiamo avanti. What the hell? Get out, you freak! Slut! Your arm's fucking weird! You're a freak! Cocky piece of shit! Noi non abbiamo visto i suoi disegni, tra l'altro. Eppure c'è cuore, in questo lavoro. Guarda che figo! Che figata! Minchia, questa è una cosa degna di Control. Poi certo è tutto molto enfatizzato perché qua sta venendo trattata... Ma infatti noi non abbiamo visto mai i suoi disegni perché non sono i suoi disegni. Still. Allora, io ho un bel presentimento e un brutto presentimento. No, è vero, lei postava qualche disegnaccio nel suo account, c'era quello in bianco e nero. Oddio! Madonna! Io stavo guardandomi intorno, con calma! Posso mettere pausa un secondo? Ho un presentimento neutro e uno negativo. PT ha avuto, questa è una cosa che non verrà mai tolta, una delle idee più rare, difficili da poter rivivere, e geniali, tanto quanto meglio riprodotte, della storia del medium. Della storia. Quale? Quella di rivelare una proprietà intellettuale, un sequel proprietario ad essa, come segreto e premio a una demo giocabile. Inaspettata. PT non era Silent Hills. PT era Playable Teaser. PT... Una volta finito, e serviva molto acume senza internet per finirlo, si rivelava essere Silent Hills. Ma PT non era Silent Hills e PT non era il gameplay che avrebbe avuto Silent Hills. Era molto, molto unico, era geniale. Era oltre, oltre l'oltre, in quello che era l'idea di un design. Questo si vende come Silent Hills, come Silent Hill, ma per ora di Silent Hill non ha niente, niente. Quindi spero che con meno brillantezza, con meno intelligenza, il finale ci porti alla comprensione di cosa ha di Silent Hill. Perché altrimenti è semplicemente... un esperimento 3D interattivo che usa l'IP sbagliata. Bella sta cosa dell'occhio, però.
Minchia, sti occhi sono fighissimi. Io rallento ogni tanto per dare un po' di... Oh, madonna. Stanno complicando le cose. C'è un labirinto, allora. Meglio, perché altrimenti per essere presi dovevi farlo apposta. Quanto mi piace questo occhio. Ah, ma si reset. Stavolta non è un corridoio. Ok, ok. Vado dritto. È tutta colpa tua. Perché avrà detto qualcosa? Stavolta il mostro è lento. A questo punto dobbiamo non correre troppo. C'è la strada giusta. Questa cosa è anche abbastanza carina. È un trial and error simpatico. What am I supposed to do? Questo è Silent Hill 1, ragazzi. Wow, 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 che è sto sprint? Oh! La piantiamo? Ah, puoi guardarti in tu... Ah, puoi guardarti dietro. Puoi guardarti alle spalle. Mica l'ho fregata. L'ho fregatissima. Why are you chasing me? Ok. Ho praticamente imparato la mappa a memoria. Not again. Ah, adesso ce l'ha. Hai spinto Maya al suicidio, parebbe. Ah, vedi. Quello sono io con un F24. What the fuck am I supposed to find? Hai ragione, ti capisco. È completato. The girl in this picture is Amelie.
Fra l'altro, da dietro le quinte mi viene detto che questa corsa con la visuale e con il retrovisore c'era anche in Shattered Memories. 31 gennaio, è da stamattina che il mio umore non è un granché. Ho cercato di svagarmi con i graffiti, ma non era giornata. Sarà perché stamattina ho litigato con mamma? Probabilmente no. Non era la prima volta. Lo so da un pezzo che abbiamo gusti diversi. Sarà perché i miei compagni di classe mi hanno presa in giro? Ne dubito, non mi conoscono. Vogliono solo sfogarsi con qualcuno. È perché ho perso una persona speciale e la speranza che mi dava, giusto? Perché mi sento così? Non mi era mai successo. Beh, non credo che fosse una cosa comune per te. Quindi in realtà è un gioco anche abbastanza lunghetto, sbaglio. Che non mi sembra che stiamo... This guy looks familiar. E ha lo stesso bracciale. They're hurt. Ha lo stesso bracciale. Where are you going? Vabbè, adesso. Yeah, that's right. Amelie. Ma è palesemente il fratello. È il fratello che la fissava. What's that? Oh, you like what you see? Come closer then. Semper Fi. Wait a sec. You two are from my class. Those glasses look good on you. Sorry, she's so cute. Couldn't help myself. Interazione normalissima. You're always welcome. Cioè, solo perché sei carina, capito? Altrimenti col cazzo che. Sì, quindi Maya era una persona di merda, come vedi. Quindi Maya, che era disturbata, lo sapevamo fin da quando ha cominciato a parlare di essere un fiore di ciliegio e di voler morire come loro. Amelie ha la sua dose di... Ma la nostra protagonista, paradossalmente, è quella per cui mi dispiace di più, perché si sente completamente isolata, ignorata e invisibile, anche a causa dei social network. Wow! Sì, noi stiamo vivendo tutto dagli occhi di Maya, in realtà. Noi stiamo vivendo la proiezione di Maya dal punto di vista della nostra interpretazione attraverso il potere di Silent Hill, presumo. Get home, okay?
Where was it? That book. Ed è quella la lettera del suicidio che non hanno trovato. Noi, ma perché noi vediamo le cose dal punto di vista di Maya? Non... Chi siamo noi per poter interpretare? Forse noi nella vita reale abbiamo già avuto interazioni post mortem che abbiamo rimosso dai ricordi e Silent Hill ce lo sta facendo rivivere come se fossimo lei. Il crollo della città, colpa della magia? Io non credo. La popolazione di Kettenstadt continua a registrare un rapido declino. Il tasso di natalità si ferma allo 0,7, meno della metà della media nazionale della Germania. Gli aborti sono invece il 31%, più del doppio rispetto alla media. L'economia è in crisi e una città industriale del passato prospero ha fallito il proprio rilancio per ben due volte. Secondo vari ricercatori impegnati nello studio dell'occulto, la causa della crisi economica di Kettenstadt è da ritrovarsi in una strega, una donna giapponese che negli anni 30 usava la divinazione per influenzare lo sviluppo economico della città. I ricercatori sostengono che fu stanata e uccisa. Si crede inoltre che prima della sua morte la strega abbia lanciato una maledizione sulla città, ostacolandone la crescita. Originale. In a place like this. Il fuorifuoco fa un bel effetto. Enciclopedie, cibi. La notte delle streghe. Caccia delle streghe. Nel contesto della Germania degli anni 30, la città di Kettenstadt attirò ricchi imprenditori e visse un periodo di grande prosperità economica. Tuttavia, dietro il benessere della città si celavano i poteri mistici e la divinazione di una donna giapponese che usava queste abilità per guidare gli imprenditori. La donna divenne nota come strega dell'estremo oriente e ottenne il rispetto del popolo tedesco. Tuttavia, nel 1947 gli imprenditori subirono grosse perdite. Un enorme incendio si propagò nelle aree industriali e causò la distruzione di gran parte delle loro fabbriche. La strega, che era stata ricoverata, si tolse la vita gettandosi sul tetto dell'ospedale. Alla strega fu diagnosticata una malattia sconosciuta e, a detta di molti, fu l'incendio a spingerla al suicidio. Secondo alcuni cittadini, tuttavia, il vero motivo fu una caccia alle streghe. Sostenevano infatti che l'ascesa alla ribalta della strega avesse fatto infuriare la maggioranza, che usò quindi il caos dell'incendio per mascherare un omicidio. Dal momento che non esistono prove a supporto di questa argomentazione, secondo molti si tratta di una semplice teoria del complotto. Dopo la morte della strega, la maggioranza riuscì infatti a riconquistare l'influenza sulla città. Da allora, i cittadini hanno iniziato a credere che ogni colpo di sfortuna sia colpa della maledizione della strega. A witch's curse? Is that why I saw what I did before? Mi piace il tuo raziocinio. Looks like there's space for a book here. Wait, I think I know these. Ma c'è spazio per 50 libri in ogni scaffale. Ok. No way. Ragazzi, c'è spazio per un libro. Ok, ho capito dove voglio andare a parare, per carità. Però andiamo a cercare il volume mancante. Ansietta. Qui non posso guardarmi le spalle. Does this always happen?
I've never seen Leia like that before. It's not true. Beh, non saprei, eh. Non giudicare. Bugiarda, strega. What? Oh, creativi comunque, eh. Cioè, c'è un sacco di lavoro. Colori, riempitivi, bellino. Is it locked? Is there something I don't want to see? Quindi stai effettivamente comprendendo che stai vivendo una rappresentazione onirica di qualcosa. Va bene. D'accordo, è già interessante. Maya's locker. No, it's not here. It wasn't here before either. Witch. Maya, perfetto. Maya è quella considerata strega. Stiamo vedendo tutto in questo modo. I know what's inside, and I can't look away. Here it is. What's this letter? Was it inside the book? Remember when I said I wanted to live like a cherry blossom? Ah, so you're be beautiful and dignified. For a fleeting moment. Ora. Simply by letting go of life. Daring to bloom, knowing it won't last. And so falling in vivid color. I wish I could live like that. I want to experience true beauty. If only for a moment. I met someone who made me feel different. He showed me a whole new world, gave me hope. I honestly thought he could help me find a new me. I felt it with all my heart. But people didn't understand us. Didn't want that from us. In the end, they took my hope from me. They took him away. People who can't achieve beauty seek comfort in others. They fear anyone different. Hate them. Try to tear them down. I can't take much more of this. I wish you and I had... I wish you and I could run away together, Amelie. Just me and you. Sì, ma hai conosciuto questa persona dicendole sei carina, sei benvenuta. Cioè, un po' particolare, se Amelie non ha reagito magari sempre bene,
immagino che ci fosse un motivo. Che succede? Perché mai era così eccentrica e strana? Innaturalmente apatica, ma contemporaneamente tanto emotiva come in questa lettera. Maya. She was asking Amelie for help. But I just. Poi l'armadietto, il lucchetto si apriva con i numeri intorno alla stanza. Li ho osservati senza parlarne, ma. Why take Amelie from me? You acted like I wasn't even there. Amelie is my friend. She's mine. Okay. I only wanted to take her down a bit. She was taking Amelie away from me. Esatto. She wouldn't pay attention to me. Ne parlavamo e lei ovviamente colpevole del suicidio. How was I supposed to know she'd actually kill herself? Ma è dal secondo It's All Your Fault che si comprende che lei è la colpevole di una spinta finale, però. Però, che cosa è stato? Esattamente? Una provocazione? Sì, era parte dei bulli probabilmente, ma forse c'è qualcosa di più. Ok. Almeno ora corre. Ah, è di nuovo un labirinto, ok. Allora. Qui no. Ma sì. Ho pensato fosse una porta. Quindi lei è colpevole del trauma finale che ha portato Maya al suicidio. E giustamente si sente in colpa come tutti i suoi amici in ospedale. Il perché siano in ospedale è da capire. Sta migliorando comunque, nonostante sia reso in maniera non proprio brillante, purtroppo. Ciao. Almeno. Ho sbagliato di lato, vero? Sì, almeno ha una trama, sì. Ok. Ci mancano pochi bivi. Dobbiamo uscire dalla porta
che ha aperto lei. Eccoci. Oh no, piccolo cieco. Porca puttana, mi sono spaventato. Oh no. E dai. Pensavo che fosse l'ultima porta. Ora mi sento un po' perso. Per me è importantissimo che tutto si riconduca a Silent Hill, eh? Beh, no, in realtà stai ottenendo sempre più informazioni. E it's Omori all over again. Sto provando bivi particolari, ma... Mi piacciono molto queste immagini però sulle pareti. Spero che non so quale strada ancora non ho percorso. Qui mi sfugge qualcosa. Qua si apre questa forse. Ora faccio il giro. Faccio il giro. Vado qua. Qua. Esatto. E ora? Qui non si può andare. 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 Qui non c'è un bivio. Lei è velocissima. Porca puttana. È velocissima. Armadietti. Non li abbiamo visti all'inizio, ma solo alla fine della scorsa volta. Qui c'è un piccolo cieco. Altra porta. Qua riappare lei. E mo non so che cazzo devo fare. Ah, devo di nuovo fare il giro e fregarla. Ah, ma certo. Esatto. Ho capito, aspetta. Di qua. Di qua, don't run, io scappo e come. Non farò un giro di nuovo. Oddio. Eccoci qua. Ok, ho capito che tipo di fuga era. Hai collaborato a spingerla al suicidio. Maya, I finally get it. I know what you wanted me to find. Anita, what's up? I'm so sorry, Amelie. Maya died because I killed her. Non è proprio così. What are you talking about? You and Maya wrote letters to each other, right? Yeah, but then Maya jumped off the villa roof. Well, there was supposed to be one in the last book you had, too. What? That letter. That letter was a message for you. Why are you telling me this, Anita? I was jealous of Maya. I was afraid she'd take you away from me. My mom was right. I should never have been born. Le ha tolto la rettela, è mancata la comunicazione finale, Maya si è suicidata.
per egoismo e gelosia di questa Anita. Questa cosa è fighissima. Immagino sia il finale questo, no? È l'ultimo loop. Solo che non possiamo saperlo perché è uscito adesso. Merda. Merda. Even if I die, this doesn't end. How many times do I have to go through this? Beh, se questo è il finale, possiamo fare un'ultima tirata. Alla fine non mi sta spiacendo giocarlo. E questa è una cosa molto importante. Però, purtroppo, ha dei grossi ma. Ma proprio grossi, grossi, grossi. Specialmente nella prima parte, nel primo loop. È proprio... Cioè, in generale, la storia è abbastanza mediocre. Le emozioni che vuole trasmettere sono molto importanti. Il modo in cui le tratta, ma la volontà di farlo, figo. Ragazzi, siamo 1200 alle 3 del mattino. Credo che siamo su questa barca che va finché deve andare. È molto adolescenziale il modo in cui viene trattato, sì, è vero. E non è Silent Hill, assolutamente no, per ora. Potrebbe esserci la sorpresa finale, eh? È Foreclosure che sta prendendo fuoco. Alla fine mi sono diretta sul tetto della villa. Grazie a tutti. Non facevo che pensare alla ragazza che si è tolta la vita l'anno scorso. In realtà, qui si sono uccise molte ragazze. Tutte adolescenti, in teoria. Ora, quel posto è un luogo famoso per suicidarsi. Ho guardato giù dal tetto e mi sono reso conto dell'altezza. Il pensiero che potessi cadere per colpo di una lieve brezza mi ha fatto venire le vertigini. Ma non avevano paura. Che cosa le passavano per la testa? Saltavano per scappare da qualcosa o per raggiungerlo? Ma perché infatti parte come horror molto generico, senza alcun carattere. Poi il carattere lo ottiene, pur senza mai ascendere a qualcosa di più, però... Queste bambole non dicono, non danno niente di che, a parte la follia di questa matrigna mai esistita. O meglio, di questa madre di merda resa matrigna dall'immaginazione. Anche perché Anita non è esattamente serena. Ha dei problemi tremendi. Ma noi ora conosciamo quelli di Maya. No hope. Ma io faccio il giro che quasi tornerà a scappare tra un po'. Mamma mia. Peccato che Silent Hill 2 Remake non sarà con questa qualità tecnica, eh. Avevo fatto bene. Grazie ragazzi. Comunque la Real Engine qua sta facendo delle cose. Wild Fox, devo controllare.
È impressionante, è proprio bello. Certo, zero interattività, ma che bello. C'era un prompt sulla spazzatura? Controllo. Grazie. Il fenomeno Silent Hill. Il tasso di suicidi è aumentato in tutto il mondo, soprattutto a causa delle difficoltà generate dalla pandemia. Un problema che molti paesi affrontano tuttora con grande incertezza. In molte zone, questi tempi difficili hanno dato luogo a uno strano fenomeno. Chi lo subisce afferma di vedere una strana nebbia anche nei giorni più limpidi e poco dopo perde conoscenza. Questo particolare episodio è stato denominato fenomeno Silent Hill, dal nome di un evento simile accaduto in un'omonima città. Omonima, Michele, sono le tre. Sei alla nona o decima ora di live. Città di Stati Uniti. Il primo a proporre una teoria che spiegasse l'accaduto fu il dottor XXX, va bene, psicologo sociale della presso la XXX University, e sull'argomento ha dichiarato quanto segue. Negli individui psicologicamente instabili, la nebbia è sinonimo di incertezza e illusioni sensoriali. In presenza di elevati livelli di stress, la visione può diventare offuscata o limitata al punto da generare una fitta nebbia nel campo visivo dell'individuo. L'incertezza sociale e l'inquietudine di fronte al futuro si manifestano come una nebbia che c'era al confine tra realtà e illusione. Col passare del tempo si osservano sempre più casi del fenomeno Silent Hill. In risposta, il dottore sollecita una ricostruzione immediata della società, unita a una maggiore enfasi sull'assistenza psicologica o psicologica e la terapia per i giovani. Ok. Quindi potremmo trovarci dinanzi a qualcosa che spero che non sia il caso, ma... Mom lived here. This is our living room. Un riflesso era chiedere troppo, eh? Peccato. Beh, dai, carino. Oddio, un po' zozzino, ma... Beh, sì, in effetti Maya era più brava, posso dire? It won't open. Dicembre 2011, diario di una madre single. Ho finalmente perso ogni contatto con lui, non lo rivedrò mai più. Pensavo potessimo vivere per sempre felici e contenti, ma era solo un sogno. Però non ho perso proprio tutto. Ho ancora i miei bambini, i miei angioletti mi illuminano la vita. Pezzi di cazzo. Konami, fanculo. Patetico. Oggi il mio nuovo compagno si è presentato con la pizza. Ai bambini serve assolutamente un papà, ma loro non riescono ancora ad accettarlo. Poi se n'è andato visibilmente infastidito, spero che non mi detesti. Mia figlia ha fatto un disegno con la nostra famiglia, siamo sorridenti e ci teniamo per mano. Sarebbe stato carino se avesse disegnato anche lui. Si rende conto che diventerà parte della famiglia? A differenza dei suoi coetanei, lei ha qualche problema. Sono certa che si riprenderà e diventerà come loro. So bene come si cresce una figlia, sono una brava madre. Non come quella stronza insensibile che mi ha cresciuta. Io non trasmetterò ai miei figli odio e paura. Cazzo. 7 marzo. Si è ripresentato con un sorriso stampato in faccia e una pizza tra le mani, questa volta presa in un nuovo posto di cui sembrava entusiasta. A mia figlia ha fatto schifo, è molto pignola. Dovrei insegnarle a mangiare anche le cose che non le piacciono. Io da piccola ero costretta a farlo, ma in fondo è giusto così.
Oggi i bambini hanno perso le staffe di fronte a lui. Era esausto per il lavoro e ha detto che voleva solo riposarsi. Mi fa stare tanto bene, ma io non riesco a ricambiare. Forse con loro non sono abbastanza severa. Per vivere felici, lui è essenziale e voglio che loro lo capiscano. So che può sembrare crudele, ma se per un po' gli tolgo la luce, magari alla fine riusciranno a ritrovarla in lui. Cosa vuol dire? Ma anche simbolicamente è una cosa tremenda. Cos'è? Li tratta male perché lui li tratti bene? Mi ha detto che i colpi sulla porta del ripostiglio gli impedivano di rilassarsi come si deve. Se riuscissero a stare buoni per un po', non ci sarebbe alcun problema. Cos'hanno che non va? Li hai chiusi nel ripostiglio? Ormai passa a trovarmi raramente. Eh sì, perché sta parlando con la polizia, probabilmente. Cioè, ma sbaglio o siamo ad altezza bambino? Sì, sì, siamo diventati bambini. Ma guarda un po' che c'è tanto amore in questo lavoro, eh. Grazie, ragazzi. Eccoci qua. Centro di assistenza dell'infanzia. Signora Krista Planert. Nonostante i reiterati tentativi di contattarla, non abbiamo mai ricevuto una risposta. Ne deduciamo che non ha alcuna intenzione di porre rimedio al problema. Le comunichiamo quindi che è in violazione dell'articolo 1631, sezione 2 del Codice Civile della Germania. Di conseguenza, la Corte federale ci ha incaricato di negarle la custodia dei suoi figli. In caso di obiezioni, la preghiamo di contattarci al più presto. Pensare che anche solo la metà di queste realtà esistano. Con cosa devo interagire per proseguire? Eh sì, è anche peggiore di queste. Ora che ci incontriamo fuori casa le cose sembrano andare meglio. Ero preoccupato per i bambini. Era. Allora ha comprato loro dei libri e dei giocattoli. Avranno qualcosa da fare almeno. Ultimamente esco così spesso che in casa c'è parecchia confusione. Merda. Dovrei rimettermi a ordinare, ma quando rientro non ho mai le forze. Sono stata contattata dai servizi sociali. Sicuramente qualche condomino che non riesce a farsi i cazzi suoi ha sentito qualcuno piangere nel mio appartamento. Ma che cazzo vogliono? È da un po' che non mi chiama. Sono destinata a rimanere sola. Sono tutti in giro a divertirsi, mentre io mi faccio il culo per crescere dei figli. Perché devo essere io quella sbagliata? Senza dei figli tra le scatole a quest'ora avrei potuto programmare le ferie con gli amici. Non mi importa più di nulla, mi sembra solo di arrancare. So cosa c'è nel ripostiglio, ma non riesco a guardarci dentro. Porca puttana però, cioè anche meno. Mamma mia, ma no, cioè ha preso una piega più brutta di quanto pensassi, cioè... Amelie, cioè Anita, come faceva a crescere sana così? Ma anche solo vagamente serena. Quindi ne è rimasto. Cioè, è rimasta. No, no, non voglio neanche parlare. Ok. L'Orpas. No, ma. Cioè, quindi il fratellino è morto nel ripostiglio. E ti pareva, il frigo infatti. Stop. No, vabbè.
Ho capito, ma ragazzi, cioè, mamma mia. Il fatto è che Silent Hill avrebbe preso questa storia e l'avrebbe trasformata in un gioco intero, molto astratto, mentre qua è particolarmente esplicito il racconto, molto molto. Trovato il corpo di un bimbo nel frigorifero, madre arrestata. Il corpo di un bimbo è stato trovato quest'oggi nel frigorifero di un'abitazione appartenente a una madre di 41 anni. La donna è stata arrestata dalle autorità locali per occultamento di cadavere. La donna afferma di aver rinchiuso il figlio nel ripostiglio per punizione e di averlo lasciato rinchiuso per più di un giorno. Il mattino seguente, dopo aver notato il corpo senza vita del figlio, ha quindi deciso di nasconderlo nel frigo. In queste ore, gli investigatori stanno conducendo l'autopsia per determinare le cause della morte. Secondo le indagini, la figlia della donna si è presentata alla porta di un vicino per chiamare la polizia e denunciare la madre per abbandono di minore. Dopo aver raggiunto l'abitazione, le forze dell'ordine hanno rinvenuto il corpo del fratello nel frigorifero. L'arresto della madre è avvenuto dopo la sua confessione. Il mostro. Equilibratissimo. Cioè praticamente Anita sta vivendo le esperienze dal punto di vista di più persone. Quindi ora anche del fratellino. You're wrong, Mom. I am your daughter. And just like you, I'm cursed. Ora siamo tornati adulti o comunque adolescenti. Che disastro. Oh porca. Ecco, questo è molto Silent Hill. Dai, siamo al finale. Siamo al finale. Fortunatamente è migliorato proseguendo, nonostante tutto. I'm sorry, Mom. Fermerete, è morto. Che figo questo effetto di luce. Quindi alla fine non è mai stata Maya, è stata la madre, questo mostro. Ma lei ha vissuto la tortura psicologica e la morte sia dal punto di vista di Maya che di... All your fault.
si vede niente, spaventoso. Quanto Silent Hill, mannaggia voi. Guardala, guardala Silent Hill. Prego, non farmele. Non mi far fare il puzzle labirintico in cui devo trovare più foto. Guarda, ti incolperò anche io se mi costringi a fare questa cosa. Una minchia. Lo sapevo io. Quel silenzio era proprio telefonato. Vi sento parlare di Shattered Memories, eh? Sì, sì. Oddio. Ma che paura. Finita, ragazzi. Duecentocinque, duecentoquattro. Ricordiamoci le stanze tipo hotel. Qua c'è qua una. Qua c'è qualcosa sicuro. Comincio a orientarmi, ma non basta. Ok, ok. Le porte sono importanti. Mi piace perché è molto Silent Hill come esplorazione. Vediamo qua. Amore mio, non mi fare sti scherzi, dai. 201. Don't run, vai. 207. No? No, eh? Va bene. Io vado. Ok. Non lo fare. Ok.
Dove cazzo devo andare? Ah, bene. Ragazzi, non si capisce nulla. Dobbiamo guardare il numero delle porte e aprirle tutte. Allora, vediamo. Io comincio così, incazzato nero. 213. Qui non ci sono foto. Poi, qui non ci sono foto. Poi. Sì, togliamo le catene, ho capito. Potevi renderlo un po' più divertente. Allora, poi. Due. Ne mancano tre. Sarebbe stato palloso anche senza il mostro che mi seguiva, figuriamoci con lui. Non vedo nulla. Ok. Almeno ci fosse un indizio. Purtroppo l'unica soluzione per poterlo fare con efficienza è non esplorare. E fare sempre lo stesso percorso e ripeterlo, trial and error. Bisogna esplorare tutto a mo' di mappa. Qui ci eravamo già stati, eh. Poi la mappa è talmente buia e stretta che a volte sbatti solo. Madonna. Cerco di variare ogni tanto. Sarà che con i fari non vedo nulla, quindi dovrò aumentare la visibilità, la luminosità, perché con i fari in faccia non vedo nulla. È davvero buio qui. Il telefono fa qualche flash, ma sapete, per ora mi sembra senza. Ah, Dio santo. Ed eccoci quando non hai un autore. Allora. La loro idea era cogli le foto mentre il mostro ti insegue nel caos e nel buio in un labirinto di stanze tutte uguali con qualche punto di riferimento vago. Eccoci qua.
Va bene, stiamo al gioco, però io ho i fari in faccia e sono le 4. Sansa ha più frasi, ragazza mia. Allora, a parte che il cellulare fa vedere solo le foto di sta ragazza praticamente qua. E, e va anche a scatti, per favore, pietà. Dai, è il finale. Non vedo niente. Non si vede niente. Giriamo intorno. 204, 203, 202, 201. Ok, andiamo avanti. Ignoriamo tutto quello che non è. Qui niente, qui porta speciale. Esatto, ha mostrato solo la porta 210. 209, 208. È dietro di me, c'è un ascensore che non funziona. 207, 212, giriamo. 213. E questa è la porta finale, perfetto. Attacco a tenaglia, Suka. Gamer moment. Ti attacchi al cazzo, sono troppo hardcore. Ma foto, dove sono queste foto? Qui non c'è una foto, non c'è niente. No, quella finale non si apre, no, a tutte le... E niente, a questo punto apriamo tutte le porte. Vado qua, per esempio. Qui c'era la... Esatto, la valigia. Ci mancano 3 foto adesso. Quindi qui abbiamo un cubetto, nessuna porta con numero. Lei alle spalle. E ora cominciamo ad aprire le porte con i numeri, tutte. 206. Sangue ovunque, che schifo. Stanze strettissime, che ansietta, nessuna foto. C'era una foto? Giro. Dove? Cerco di vedere senza fare casino, eh? Qui? No. Qui? Oh no, mi sono perso. Ah, quando ti avvicini alla foto, all'oggetto appare la foto. Ho capito. Ammetto che non è molto d'aiuto, visto che non puoi fermarti a guardare un secondo in giro. Devi costantemente essere in movimento. Ah, ma è quella iniziale, oh no. Ah no, non è quella iniziale. Vabbè, comunque, insomma, non è un buon modo di darti indizi. Cosa offre la 202? Niente. Nada. Quando lampeggia una foto sul telefono vuol dire che siamo vicini. Va bene, ce ne mancano 2. Dai, su. Please. Cosa dell'inseguimento costante è una troiata. 211. No exit. Qua ci siamo già stati. Oddio.
Andiamo. 201, questa non l'abbiamo aperta. Poi non sono stanze, sono shortcut praticamente. Mica è time sync del cazzo. Siamo di nuovo all'inizio. Qui non lampeggia niente. Questa è la porta finale. Ora ci prende. Perché mi ha attratto, perché mi ha... Madonna santa. Ma di tutte, ma cioè, ma di tutte le cose che potevano diventarsi come finale, questa puttanata. Avevo appena detto che stava migliorando. Semper Fi. Avevo appena detto che stava migliorando. Grazie, Pils. Allora. Ma poi nei tasti non c'era cambia app del cellulare? Ma che è servito? I really like what you drew me way back. Groomer assoluta questa. Allora poi. La valigia. Perché tutto, perché le prime due sono così facili? Poi. Ora aprirò ogni singola porta. Qua c'è una foto. Dove cazzo è? Come fa a non essere in questa parete piena di immagini? Porca puttana! Perché mi mostri che c'è una foto nel raggio di 2 chilometri? Stringi il range! Ecco, qua c'è una foto perché lampeggia. Dov'è? È lì? Oh. Poi. Quindi le porte hanno tutte il numero da un lato. Quindi non esistono porte senza numero, è importante. 208, 210. Eccone un'altra. Siamo calmi. Dai, su. Qui c'è il tavolino. Sono su tavolini? È lì? No. Mi lasci stare. Qua lampeggia un sacco, eccola. Ah, ok, più lampeggia. Va bene, manca uno. Non t'azzardare a toccarmi. Ma scusa, cosa? Ne manca una. Please. Che numero è? 200... Cazzi, 19. Già fatto. Non prendermi, non prendermi. Ok. Io passo.
Grazie di aiutarmi a vederci ancora meno. Eccola, l'ultima. Somewhere Over the Rainbow. Brava, hai scelto questo lato. Dai, che me lo ricordo che è qua da qualche parte, qua in giro. Dove sei? Lo farei anch'io. Eccola. Ma porca di quella grandissima madre. Ma allora sei proprio stronzo. Ma cos'è, un gioco dei piccioni? Ma sì, è Dead by Daylight praticamente. Sta camperando. Ok. Ma Dio, io non è possibile. Ma basta. Ma che cazzo di ascia? Ma allora sei stronza. Non mi fermare. Te lo meriti. Te lo meriti. O ti butti o non ti butti. Ultimamente il lavoro mi ha davvero assorbito. Ho deciso di dipingere le ragazze che sono saltate dal tetto della villa. Mi piace pensare che siano andate in un posto migliore. Credo che potrò finalmente liberarmi dall'angoscia, perché non mi sono mai sentita tanto ispirata. In quest'opera voglio metterci tutta me stessa. Il disegno dedicato alle ragazze è quasi finito. Potrebbe seriamente diventare la mia opera migliore. L'ultima. Ma quando avrò finito, che farò? Scusate, ho il tic. Konami mi ha fatto venire il tic intollerante. Ho le capacità di fare qualcosa di ancora migliore? Avresti potuto. Per quanto potrò godermi la fama e la stima che dicevo ora, chi mi dice che dietro l'angolo non mi aspettino angosce e delusioni? That's life, child. La tristezza che mi attanagliava ad un tempo è strisciata di nuovo nella mia testa, anche se credo che non se ne fosse mai andata. Quante altre volte si manifesterà? Il pensiero mi fa rabbrividire. Forse dovrei farla finita mentre sono ancora felice e andarmene in bellezza. Vorrei poterne parlare con qualcuno. Anita metterà i bastoni tra le ruote, anche questa tua ultima speranza. Se potevo rivedere i disegni era Omori per davvero. Intorno alle 13 di ieri, la famosa artista Maya Ako Hindenburg, nota come CB, è stata ritrovata riversa nel cortile di un condominio. La ragazza è stata dichiarata morta in ospedale. Il decesso della diciottenne è un fulmine a ciel sereno non solo per la comunità locale, ma anche per tutte le persone che apprezzavano le sue opere. Le autorità affermano che può essersi trattato di suicidio, tuttavia, considerando la popolarità della ragazza e la mancanza di segnali premonitori, non viene esclusa la pista dell'omicidio. È attualmente in corso un'indagine su vasta scala. Wait. She killed herself half a year ago? Then that means I've been here this whole time? Non proprio. What'll it take for you to forgive me? Please, end this.
Sono d'accordo. Sono d'accordo con Anita. È proprio mori. Is this me? When did she draw this? I want to show the hidden side of girls. Their impulses, their urges. What are you hiding inside? Don't worry about what people think. È davvero una groomer comunque. Be proud. So she did notice me. Pandora. I was so happy when my mom liked the first picture I drew. I could have had a different life too. I guess someone finally did love me. You actually noticed me. I never thought you would. Emily, what should I do? È anche una bella opera, in effetti, eh. Ci sono insulti comunque dietro, intorno, sì. Anita, what's up? I'm sorry, Emily. I'm such a piece of shit. I had no idea she'd do that. What are you talking about? Did something happen? I thought I was invisible. That I didn't matter. No matter what anyone said, I didn't listen. Anita? But you and Maya, both of you did see me. I should have figured that out sooner. Anita, wait. Where are you right now? Thank you, Emily. You were always there for me. I'm going to go apologize to Maya now. Wait! Anita! Calm down. Just listen to me. I just... Ci sono i post-it in giro, Anita. Non è reale.
here for you, Anita. Seeking a connection with others is a sign of weakness. It's running away. The strongest animals don't form groups. They act alone and need only themselves to survive. Those who betray themselves to fit into a group are pathetic. There's no beauty in living like that. But I don't really mind. I just want someone to understand me. For those I love, and for those who love me, I want to keep moving forward and never look back to 18-year-old me. Konami, come ti permetti? No, raga. Cioè, allora, fermi. Mi parti bene, 5 minuti. Mi cadi nella banalità più totale e nella noia nei successivi 25-30. Mi riprendi attraverso una storia che comincia a concretizzarsi e a dimostrarmi che quindi esiste una direzione e c'è un'idea, cosa che non era scontata, purtroppo. Guarda, non è veramente... No, preferisco non guardare quello che stai facendo qui. Quindi migliori le cose dandomi comunque l'idea che qualcosa dietro ci fosse e che ci sia una ricerca non solo di estetica ma anche di cuore e narrazione oltre che di argomenti di un certo peso. La cosa rientra poi nell'estetica di Silent Hill attraverso micro puzzle come il lucchetto, che purtroppo è l'unico. Le grate, il fuoco, il rosso, la punizione, il pentimento, la presa di coscienza, la consapevolezza, l'accettazione. E poi il finale di un Silent Hill, il finale di Silent Hill è questo? Cioè mi fai anche la citazione al fatto di aver creato un multiverso narrativo in cui l'effetto Silent Hill è il modo in cui ti connetti. Cioè tu connetti Silent Hill al fatto che ci sono questi momenti di perdite di coscienza e quindi sogno lucido in cui Silent Hill ti trascina in esso, perché in realtà la scienza ha provato a giustificarla con dei blackout causati dai traumi, ma noi sappiamo che Silent Hill probabilmente a questo punto ha un rapporto come le spiagge di Death Stranding. Secondo me qua c'era qualche pezzo di carta di Kojima rimasto lì in studio, come hanno copiato in Metal Gear Survive parti di The Phantom Pain e Death Stranding stesso. Ricordatevi che c'era la suite di Death Stranding in Metal Gear Survive, quindi insomma c'erano dei... Quindi potevi... Hai collegato Silent Hill fuori da Silent Hill, cosa molto smart, creando questo effetto Silent Hill che sia in realtà questa energia che ti assorbe e ti fa fare un blackout e ti fa stare magari anche mesi o giorni o ore, quello che percepisci, a seconda del tuo peccato, del tuo dolore, in un universo oscuro che ti punisce, ti tortura fino a che non espi il tuo peccato, e finisce a Taraluce e Vino con il fiore, la bontà e la migliore amica, dopo che hai spinto una ragazza al suicidio e hai una madre che ha ucciso tuo figlio e tuo fratello. Aiuto? Ehi? Hello? Silent Hill è un ottimo prodotto gratuito. Il gameplay è camminare, purtroppo. Puoi solo camminare e leggere. Quindi è una delle cose... Cioè, quasi non è un videogioco. Però ci si avvicina. Però lo è. Infine lo è. Ma in realtà finisce a Taraluce e Vino. È un Silent Hill. Non puoi prendere consapevolezza dinanzi a un suicidio che stava avvenendo in blackout. Tu eri svenuto. Cioè, tu eri praticamente privo di sensi in un incubo. Ti stai per buttare da un palazzo. E rinsavisci, ti fermi e finisce così. Ma Silent Hill non è così semplice. Se lo chiami Silent Hill, se gli dai l'identità della proprietà intellettuale Silent Hill, devi essere un po' più complesso di... Oh, la mia amica mi ha chiesto di uscire. Ma che cazzo? Cioè, Silent Hill 1 finisce
acciofeca, ragazzi, eh? Ma era Silent Hill 1, era un esperimento di gente che ha detto facciamo un po' sta cosa strana, buttiamoci dentro i demoni e tutte le religioni. Ma anche nella totale scemenza in cui finisce Silent Hill 3, che un po' esagera con il voler rendere Silent Hill 3 lo Snake Eater della serie Silent Hill, serviva una cosa un pochino più... Cioè, quindi, cioè, la dimensione dentro Silent Hill si risolve solo prendendo coscienza di quello che hai fatto e della tua situazione. Ma che cazzo vuol dire? La sapevi già se sei finita in quel blackout. Tu non hai risolto niente. Ti avevi rimosso... Cioè, nella tua immaginazione hai trovato un disegno? Ma che vuol dire? Cioè, possiamo interpretarlo, possiamo trovare una soluzione quando non sono le 4 del mattino. Ma è stata superata un istinto suicida... Una depressione nata dalla violenza familiare, dalla morte di un fratellino, dalla causa tua per egoismo e gelosia del suicidio di una tua amica. Ma che cazzo dite? Non voi chat, eh? Dico, ma che cazzo dite? Ma oh, ora va bene, andiamo a fare la spesa? Cioè, che mi sta bene come storia scritta in maniera superficiale, poco interessante, gratuita su uno store. È una cosa molto carina, ma non un Silent Hill. Che sia gratuito poi, ben venga, anzi, bel gesto, ma non ne giustifica comunque una mediocrità. Ed è un gran peccato, perché comunque, guardate, era una bella idea. È un Chilla Project. È un Chilla Project, ragazzi. È un gioco Chilla. Nel bene e nel male non supera quel livello indie di un tentativo di raccontare qualcosa. Ma dovevi dare o tre finali, in cui una si butta, due non si butta e tre rimane intrappolata a Silent Hill. Qualcosa del genere, qualcosa che va in coma. Cioè, ma devi spiegarmi un po' di più. È troppo buttata lì. Finisce in fretta. Mi fai una cosa che dura... tantissimo, a modo suo, per essere un progetto gratuito a capitoli ripetitivi, e poi mi dai un... cioè... beh, vabbè. Ma esatto, il finale si butta è stupido, perché allora è normale che continui il loop. Ma infatti doveva essere un si butta nonostante la presa di coscienza e il perdono di Silent Hill, come purtroppo accade a James. Ma il fatto è che avrebbe dovuto avere anche quel finale... Nessun finale andava bene adesso, eh. Così semplice, così superficiale, non andava bene nessuno, né il suicidio, né il coma, né la salvezza. Nessuno andava bene. Ok? Comunque a un certo punto prende un'identità. Va bene, ne riparliamo. Speriamo per F o più fiducia, però vediamo. Ah, grazie ragazzi. Evento interessante stasera, e stanotte. Ora conviene andare a dormire perché domani è una giornata impegnativa. Grazie. Però l'estetica è buona, il cara design mi piace, molto realistico, molto spontaneo, molto figo. Vedremo. Ragazzi, buonanotte, siete stati eccezionali. Siamo rimasti in 1000 fino alle 4 del mattino. E credo che sia un simbolo piuttosto importante di quello che si sta facendo qui, di quello che siete voi e la passione che condividiamo. Meravigliosi. Poi oggi ho fatto anche la chiamata con Kuro, è stato figo. C'è stata anche Scarlett in chat qui. Adesso si va a riposare. Ragazzi, buonanotte, buon riposo. Grazie per la compagnia. Ne riparleremo. Ma abbiamo fatto un bel debrief. Dai. Nox. Grazie. A tutti.